Salve a tutti, carissimi amici, bentornati in compagnia di Verso 86 insieme ad HTC One M8. L'assenza vi ha annoiato, l'assenza forse non fa per voi. Avete fatto il root al vostro dispositivo, avete messo la recovery modificata e allora per voi oggi andiamo a recensire la Google Edition per HTC One M8. Google Edition che non si discosta assolutamente in niente per quanto riguarda le sue funzioni, per quanto riguarda tutto il suo pacchetto all'interno del Nexus 5, quindi un porting messo su HTC One M8. Come sapete, One M8 negli Stati Uniti viene venduto anche con la personalizzazione stock di Google, quindi con appunto la Google Edition, però anche noi italiani possiamo tranquillamente andare a flashare questo tipo di ROM. ROM che devo dire funziona molto molto bene, non ci sono impuntamenti di nessun genere, è un porting veramente ben fatto, anzi non è un porting, è proprio la Google Edition che HTC insieme a Google monta sui suoi dispositivi Android, in questo caso l'HTC One M8. Subito dal dispositivo spento possiamo vedere che nulla è lasciato al caso, quindi abbiamo tutti i vari swipe che anche sul One M8 stesso con la ROM stock, quindi con la Sense 6, come potete vedere, swipe verso sinistra per andare a riattivare il display, swipe verso destra per anch'esso ritornare nel menu principale, nella home. Chiaramente non c'è il Blink Feed, ma ci mancherebbe altro perché è chiaramente la Google Edition. Swipe verso il basso, come potete vedere, non abbiamo i comandi, ma dopo vedremo leggermente tutte quante le impostazioni. Per quanto riguarda la home screen, non cambia assolutamente niente. Swipe con due dita per chiaramente andare nel menu principale, come potete vedere nel Notification Center. Entriamo subito nelle impostazioni, vi faccio vedere subito le info sul dispositivo. Abbiamo a bordo Android 4.4.2 in versione stock, abbiamo gli aggiornamenti di sistema, come potete vedere l'aggiornamento è il più recente. Per quanto riguarda le impostazioni, allora abbiamo il Motion Launch Center per chiaramente andare ad abilitare tutti i comandi tramite swipe. Come potete vedere con il doppio tocco, swipe to unlock, oppure i pulsanti volume per quanto riguarda la modalità orizzontale. Per tutte le altre impostazioni non cambia veramente niente, come abbiamo nel Nexus 5, tutte le impostazioni sono state riportate pari pari su anche questo HTC One M8. Abbiamo la nuova fotocamera di Google, ma quella è un plus per quanto riguarda l'aggiornamento stesso della fotocamera tramite il Play Store. Funziona tutti i comandi, funziona veramente tutto, non ci sono problemi nell'andare appunto a fotografare, nell'andare a cambiare le impostazioni. Quindi tutto quello che un utente Nexus può avere sul suo Nexus 5 lo possiamo avere anche noi sul nostro HTC One M8. Il tutto, come potete vedere, gira molto molto fluido, non ci sono impuntamenti neanche per quanto riguarda il drawer delle applicazioni, quindi devo dire comunque un porting davvero ben fatto. Per quanto riguarda Google Stock funziona molto molto bene, abbiamo le funzioni base del HTC One M8 come il Motion Launch Center, ma soprattutto abbiamo gli speaker che devo dire gli utenti con Nexus 5 se li sognano veramente. Per quanto riguarda la navigazione web, chiaramente abbiamo come browser stock abbiamo Chrome, quindi funziona come tutti i Chrome funzionano sui vari telefoni, quindi molto molto bene. Possibilità del desktop mode, abbiamo tutte le possibilità di qualsiasi browser appunto in stile puro. Quindi andiamo subito per esempio ad aprire il thread di XDA, che è un sito veramente molto molto pesante. Un attimino che va a caricare. Ecco qua, chiaramente il browser stock di HTC funziona molto meglio perché ha il resize del testo, ha una modalità molto più fluida, molto più morbida della navigazione, però comunque dobbiamo dire che anche Chrome, per quanto riguarda questa Google Edition su HTC One M8, funziona molto molto bene. Quindi
Come potete vedere, qualche laghettino all'inizio nel resize c'è, nel pinch non c'è nessun lag, nel pan funziona tutto molto molto bene. E quindi devo dire, comunque, un breve sguardo per quanto riguarda questa Google Edition. Non è la ROM definitiva perché ci saranno altri aggiornamenti via via col passare del tempo. È una ROM che funziona da subito molto molto bene. È la mia ROM preferita. Beh, devo dire che io ho comprato HCC One M8 per godermi tutte le sue funzioni e tutta la sua sense. Guardate qua, abbiamo anche la modalità di Google Now sull'attivazione con uno swipe verso destra. E la terrò, ma non lo so, sicuramente adesso rimetto la Sense 6. Perché? Perché in questo momento mi piace molto di più con una ROM stock. Dovessi tenere questo M8 con la Google Edition, forse un pensierino al Nexus 5 andrebbe fatto. Però sicuramente, se volete provare questa ROM, non vi costa niente, funziona molto molto bene, flash è semplice, soliti wipe, solito flash, quindi funziona molto molto bene, quindi niente, siete solamente voi, così che potete decidere se merita davvero il flash questa Google Edition. Io vi posso dire che in generale funziona tutto, tutto molto bene. Quindi non abbiate paura nell'andare a mettere questo tipo di ROM. Per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo video.